la consueta tenuta rossonera nella maglia, la tenuta da trasferta, c'è la Roma alla destra dei vostri teleschermi. Un primo tempo, dicevamo, che è terminato sul risultato di 0-0. Da segnalare, ed è forse l'unica grossa emozione dell'incontro, una palla gol mancata clamorosamente da Blissett. C'era stata un'azione di Verza sulla destra al 28esimo minuto. Blissett davanti a Tancredi ha sparato alto. Diamo subito comunque le formazioni delle due squadre in campo. Scese sul terreno di gioco agli ordini del signor Agnolin di Bassano del Grappa. I suoi collaboratori sono Zampese e Albano. Dunque la Roma è schierata con Tancredi, Nappi e Bonetti, Nela, Falcao e Oddi, Chierico, Cereso, Pruzzo, Di Bartolomei e Conti. Il Milan oppone Piotti, Gerez e Devani, Tassotti, Galli e Baresi, Icardi, Battistini, Blissett, Verza e Incociati. Il Milan che non schiera Damiani, infortunatosi nella gara con l'Avellino, ricorderete, dopo 50 secondi, non ha giocato a Verona e non gioca nemmeno contro la Roma. Sarà disponibile alla ripresa del campionato contro il Catania. Da parte romanista due le assenze di rilievo: non c'è il giovane Righetti, infortunato, e non c'è Maldera, che sarebbe stato l'ex di turno, appunto squalificato. Vediamo ora un duello Conti-Icardi. Icardi ora si mette a zoppicare vistosamente, alza la gamba destra e si tocca il ginocchio, mentre osserviamo questo cross di Oddi, l'uscita di Piotti, la palla che finisce a Gerez, ma è lo stesso Gerez che la spedisce in tribuna per permettere ai sanitari del Milan di soccorrere Icardi. La Roma che giunge da due pareggi consecutivi, Pisa e Sampdoria. Il Milan che ha pareggiato per 1-1 a Verona, ha vinto, ricorderete, la prima del ritorno a San Siro per 1-0. Questa è la terza giornata di ritorno appunto. Ricordiamo anche che il campionato domenica si ferma per permettere alla nazionale di Berzot di sostenere un collaudo amichevole a Roma contro il Messico. Il campionato riprenderà quindi fra due settimane a San Siro Inter Ascoli. Il Milan giocherà in trasferta a Catania. Questa è una partita importante perché in caso di vittoria i rossoneri andrebbero ad agganciare la Roma, che ha 21 punti in classifica, il Milan ne ha 19. Un primo tempo comunque abbastanza equilibrato, un Milan magari un po' timoroso, non ci sono state, diciamo, grosse occasioni, guarding entrambe le formazioni, una Roma forse più quadrata, meno spettacolare di quella ammirata in Coppa Italia proprio qua a San Siro. Milan e Roma erano lo stesso girone, sono passate entrambe agli ottavi di finale della manifestazione che inizierà a febbraio. Ricorderete 1-1, gol di Vincenzi e di Battistini, una partita che allora fu molto bella. Ecco, questo primo tempo non è stato su grossissimi livelli di gioco, ma seguiamo intanto la partita. Sono trascorsi 3 minuti dal fischio d'avvio di riprese di Agnolin, la palla ora è manovrata da Oddi, viene fermato da Blissett, poi Oddi ancora con Icardi, arriva Baresi che serve Tassotti. Ha fatto un figurone fino adesso Galli su Pruzzo, bloccando gli spunti del centravanti. Questo ragazzo Galli, Filippo Galli del 63, si sta dimostrando giocatore di grande venire, di grande talento. E Castagnier naturalmente grande tecnico, tecnico capace, coscienzioso, punta sui giovani. Ne ha in squadra ben 5 del 63 e questa formazione gli sta dando comunque pienamente ragione. È finito a terra, ci pare, un giocatore rossonero, dovrebbe essere Battistini, che è stato convocato da Berzot appunto per la partita contro il Messico. Ecco Falcao, la partita riprende con un calcio di punizione, anzi una rimessa laterale a favore del Milan. Gerez, lancio lungo, tocca di testa Blissett, Verza tocca di piatto a sua volta, Tancredi ben piazzato, blocco. Sono presenti a San Siro circa 60.000 spettatori per oltre mezzo miliardo di incasso. Cereso sulla destra, ha di fronte Evani,
Chierico, lo controlla ora Icardi, il lancio di Chierico, il colpo di testa di Pruzzo in mezzo all'area, la palla che termina sul fondo, è finito a terra anche Pruzzo intanto. E la partita riprende, Evani, una partita corretta fino a questo momento, Baresi, lancio in profondità per Incocciati e la sfera che termina in fallo laterale. Nappi, Bonetti, Di Bartolomei, quindi arriva Falcao, su Falcao Castagnera ha predisposto una doppia marcatura, Tassotti e Icardi, ecco ancora Conti, supera Baresi, quasi al limite, ancora una finta, prova il tiro, non riesce e la palla finisce ad Incocciati, scatta il contropiede del Milan, converge, si sgancia regolarmente sulla sinistra Evani, scatta Blissett, viene servito dal compagno, su lui ora gioca Bonetti, Nappi ferma Evani e poi la sfera viene recuperata da Falcao, l'altro brasiliano Cereso ha lavorato moltissimi palloni, è stato tra i più incisivi dei primi 45 minuti, due sue conclusioni sono finite fuori di poco, dicevamo non grandi emozioni, quindi per Piotti un lavoro di ordinaria amministrazione così come per Tancredi, inquadrato Odoacre, Chierico, ex giocatore dell'Inter da ormai tre stagioni a Roma, Battistini, Icardi, Franco Baresi, viene fermato il suo passaggio da Falcao ma c'è ancora il recupero di Evani e quindi il contatto di Chierico con la palla, la rimessa è affidata al Milan, inquadrato Evani, ecco Icardi, ancora Evani, il lancio al volo di sinistra in una zona del campo dove abbiamo visto intervenire Nela su Blissett, Incocciati, Battistini, ancora per Incocciati, salta molto bene Di Bartolomei, salta anche Falcao, poi riesce a recuperare questa sfera, una serie di dribbling in tre su Incocciati che mantiene costantemente il possesso della palla, ne esce una punizione mentre ora vedete che Agnolina redarguisce Bonetti, il lungo difensore della Roma recuperato in extremis da Lidl, il quale Lidl, una curiosità statistica, contro il Milan non ha mai perduto da quando siede appunto sulla panca della Roma, è Incocciati questa volta a terra, abbiamo visto il gioco spezzarsi in diverse occasioni ma ripetiamo, la partita oltre ad offrire i consueti falli di gioco non offre, meno male, cattiverie specifiche e quindi Agnolin non ha un grosso lavoro da svolgere, si è rialzato intanto Incocciati mentre Pruzzo pesta sul terreno la caviglia destra, ecco che si prepara la barriera della Roma, vediamo Falcao, Di Bartolomei, Cereso, Chierico, Oddi, arriva anche Bruno Conti, quasi tutta la Roma è proprio nell'area, ecco Tancredi, finta di Verze, Evani parte di sinistra, respinta, quindi ancora Chierico che al volo mette in fallo laterale, la rimessa ancora di Gerez, parte la rimessa laterale, ancora il centro, Blissett, attenzione la palla, Verza e rete, il Milan va in vantaggio al nono minuto grazie a un colpo di testa di Verza e dopo aver sfruttato una colossale indecisione della difesa rossonera, avete visto la rimessa di Gerez, il colpo di testa di Blissett all'indietro, Verza ne ha approfittato di un momento di palese indecisione del reparto arretrato romanista e il Milan va in vantaggio, esplode il tifo sugli spalti, il San Siro è gremito, vedete questa rapida carrellata sul settore dei distinti e si riparte quindi
1-0 per il Milan. Chierico cerca lo scambio con Ceresso, Falcao, ancora Ceresso, quasi al limite, arriva molto bene Baresi che spedisce in avanti, il recupero di Bonetti, Nappi, Bonetti, il lungo rilancio nella zona del campo dove non c'è nessun compagno, Gerez a sua volta spedisce ancora in avanti verso Blesse, tocca Oddi, quindi c'è un intervento a gamba tesa di Battistini su Falcao, punizione a favore della squadra giallorossa. Arriva Agostino Di Bartolomei, parte la punizione, parabola lunga, si infila Ceresso, poi Baresi spedisce in avanti, tutta la Roma ora ha spinto il Milan nella propria metà campo, mentre ora Agnolin fischia una posizione di offside e la relativa punizione a favore dei rossoneri. Milan in vantaggio dunque, nono minuto, gol di testa di Verza, la sua quarta segnatura stagionale. Batte la punizione Baresi, anticipo di Nella su Blessed, incocciati, quindi Ceresso, un tocco con la mano, riparte Milan, Verza non supera però la barriera formata da Nappi e Di Bartolomeo, ancora Nappi in azione, allarga verso Chierico, converge Chierico, il passaggio è molto debole e da Baresi la sfera giunge a incrociare. Blissett a spazio, serve Tassotti sulla destra ma non va a buon fine questa azione rossonera. Riparte la Roma con Falcao che pesca, vedete molto bene Bruno Conti, prova lo scambio con Pruzzo, poi è Baresi a fermare irregolarmente il giocatore della Roma. Roma che usufruirà di un calcio di punizione. Mentre le telecamere puntano su Luigi Agnolin, direttore di gara. Dovrebbe essere Di Bartolomei l'incaricato della punizione. Parte il tiro di Di Bartolomei, ma finisce alto, molto alto, sopra la traversa della porta difesa da Piotta. Mentre ora sentite il coro Milan Milan che giunge dagli spalti, Piotti che indossa un vistoso berrettino bianco per proteggersi dal sole, effettua questo rinvio direttamente con i piedi, Baresi, Chierico, Pruzzo, attenzione Ceresso in area e Baresi lo anticipa molto bene in tackle scivolato mandando la sfera in calcio d'angolo. Inquadrato Tonigno Ceresso, mentre il corner verrà battuto da Chierico. Parte il cross, lungo esce Piotti, smanaccia ma non blocca la sfera, Bonetti, Di Bartolomei, evita un intervento di Gerez, serve Conti, da questi a Bonetti e poi bravo è il belga a controllare la palla che finisce in fallo laterale. Mentre Agnolin fa battere un calcio di punizione a favore del Milan. Da Gerez verso Incocciati, anticipato da Oddi, quindi Tassotti, ancora indietro verso Gerez e da questi al portiere Piotti che oggi e con la Roma festeggia la sua centesima partita con la maglia del Milan. Spintona Tassotti Falcao e il giallorosso guadagna un calcio di punizione. Servito Oddi, Di Bartolomei,
ancora verso Falcao, vedete ora su Falcao c'è Icardi, quindi avanza Nappi, Cereso, parte il cross a rientrare, non aggancia Pruzzo, rinvia Gerez, ora il Milan agisce prevalentemente in contropiede, Blisse, questa volta su di lui c'è Bonetti, Cereso, Nappi, Chierico, ancora verso Nappi, ancora un altro cross, Pruzzo, mentre vedete in alto sui teleschermi la mano destra che punta la bandierina verso l'area di rigore del Milan, Agnolin ha fischiato un calcio di punizione appunto a favore dei rossoneri, una partita che si è ravvivata al gol di Verza. È la Roma ora che ha in mano il cosiddetto pallino del gioco, il Milan che a questo punto si adopera prevalentemente di rimessa. Falcao, Chierico, Verza, bravo, un paio di finte però poi perde questo pallone ai danni di Chierico che arriva, prova il destro, Piotti però è pronto a chinarsi a bloccare il forte raso terra di Chierico. Nappi, Blisset, Bonetti, Di Bartolomei, Nappi ancora, lo mette a terra Verza, Chierico, questo cross verso Pruzzo, su Falcao, in anticipo Baresi, Di Bartolomei, ancora Bruno Conti, finisce a terra Falcao, Chierico, sempre al limite, indecisione, quindi ancora Falcao, una finta, poi su di lui, tre rossoneri, il giallo-rosso termina a terra, Agnolin non concede il calcio di rigore come vorrebbero i romanisti, ma ammonisce Falcao per simulazione di fallo. Vedete, ecco il cartellino giallo e la punizione ovvia a favore del Milan. Contatto un po' dubbio, avete visto Falcao cadere attorniato da tre rossoneri, comunque non ci sono state grossissime proteste, anche Falcao, atleta serio, ha preferito evitare discorsi con Agnolin, si è beccato comunque la munizione per simulazione di fallo, sempre a detta dello stesso arbitro di Bassano del Grappa. Di Bartolomei, Oddi, Di Bartolomei, quasi 20 minuti di gara del secondo tempo, 1-0 per il Milan, scatto di Nappi, veloce sulla destra, arretra anche Blisset, mette la palla al centro, la tocca Chierico, la recupera ancora Nappi, su Blisset che interrompe l'azione del giallo-rosso, poi Bonetti che è rimasto con Nela a presidiare la propria metà campo, spedisce indietro a Tancredi. Sulla sinistra verso Emidio Oddi, poi Nela sbaglia questo appoggio, recupero di Incocciati, attorniato da Giallo Rossi, prova il dribbling, ne prova un altro e poi viene regolarmente fermato da Di Bartolomei, poteva tranquillamente appoggiare la sfera Incocciati, Falcao supera Battistini, evita Icardi, appoggia a Cereso, vedete come agisce la doppia marcatura su Falcao, Icardi lo controlla fino a quando non arriva al limite dell'area dove viene preso in consegna da Tassotti, questo è un marchingegno adottato da Castagnier per limitare il raggio d'azione del brasiliano, ancora Chierico, Cereso, un altro reclamo da parte del brasiliano, l'azione prosegue, Verza, deve arretrare per l'attacco incessante di Pruzzo e Di Bartolomei che gli toglie la palla, perdono palla i rossoneri quasi ingenuamente nella propria tre quarti, Falcao, arriva Oddi dalle retrovie, mette al centro, recupera poi Bruno Conti,
si libera e poi strattona lo stesso Incociati che gli si frapponeva, la punizione ovviamente assegnata al giallo rosso dello stesso Conti che va a batterla. Ecco che parte il cross al centro, Falcao tocca con il petto e non con la testa, recupero di Piotti che rinvia. Blissett, Nela cerca di togliere la palla ma c'è questo perentorio scatto del giamaicano al centro dove non c'è nessuno, poi Nela si mette a giochettare col pallone. Fortunatamente per la Roma non succede niente. Di Bartolomei lancia lungo per Chierico, buono il suo controllo al volo, è subito rientrato su di lui Evani, ancora Chierico, stringe il centro, lo affronta ora Baresi, poi Tassotti controlla con il petto ma perde la palla, la recupera Evani al volo, all'altra parte risponde Bonetti, Bruno Conti spostato a destra, buon tiratore Bruno Conti al centro, bravo Tassotti in anticipo su Falcao, Bonetti nel solito copione, Nappi ancora, accelera, supera Baresi, Falcao manca l'aggancio, Icardi respinge, ancora Chierico, Milan stretto in questo frangente nella propria metà campo dagli attacchi della Roma, Gerez, Icardi deve trovare il varco buono per proporre il suo contropiede, Battistini, vedete quanti uomini in un fazzoletto di terreno, ancora Blissett, ecco che prova a sfuggire a Nela che però in recupero spedisce indietro all'indirizzo di Tancredi. Di Bartolomei, Bonetti, va e via in progressione, Icardi scivola, Bonetti ancora, poi Baresi su Bonetti a terra e intanto Agnolina ammonisce Pruzzo per proteste e Baresi, vedete, gli mostro il cartellino mentre il libero del Milan è ancora sdraiato a terra, ammonizione doppia quindi per Baresi e per Pruzzo, si rialza intanto Bonetti e per la Roma la possibilità di questo calcio di punizione. Sfera Falcao e sarà il brasiliano a provare la conclusione da una 25 metri. Baresi, Blissett, Verza, Incociati in barriera, prende la rincorsa Falcao, parte il destro violento e Piotti va praticamente a togliere la palla dal 7, grande bolide di Falcao, preciso ma grande la parata, grande la risposta di Piotti in calcio d'angolo. La Roma vicina al pareggio con Falcao, calcio d'angolo di Chierico, Cereso, quindi arriva Nela, respinta di Gerez, si portano tutti in avanti i rossoneri per mettere in fuorigioco gli avversari, alzano la mano, Agnolin facendo di proseguire, Nela, attenzione, al centro Falcao manca, arriva Pruzzo ed è l'1-1. Roma vicina al pareggio, avete visto con Falcao, grande sberla su punizione, grande parata di Piotti, poi il calcio d'angolo e il gol di Pruzzo. Mentre ora Blissett perde palla, Bonetti scivola, la riconquista ancora l'anglo giamaicano che si muove sempre meglio in questa squadra, ora però va sul fondo ma con lui finisce anche la palla. Intanto Baresi, che è stato ammonito, rischia una ennesima squalifica, è stato, ricorderete, già squalificato per due volte in questo torneo. Ecco Cerezo, Pruzzo che sfugge per la prima e unica volta, crediamo, in questo incontro a Galli,
mentre ora dalla panchina si è alzato Carotti. Dalla panchina rossonera ovviamente, con Castagnier ci sono Luciari, portiere di riserva, quindi Tacconi, Spinosi, Carotti e Valori, con Lidl, Malgioglio, portiere di riserva, quindi Struccheli, Giannini, Vincenzi e Baldieri. Battistini, Conti, alla meglio il giallo rosso che poi aggira Battistini, lo evita, prosegue da solo, nessuno lo contrasta, effettua questo raso terra, Piotti per evitare problemi si getta e blocca. Palla Verza, l'autore del gol del Milan. Rinvia lo stesso Piotti verso Blissett, che colpisce di testa, Incolciati recupera questo prezioso pallone, poi Bonetti appoggia indietro a Tancredi. Falcao, guardate che apertura precisa per l'arrivo di Nappi sulla destra. Bruno Conti scatta, Cereso cerca di raggiungerlo con un pallonetto, esce Piotti e anticipa un possibile intervento del giocatore brasiliano. Verza non ha molti sbocchi in questa fase, la manovra del Milan, Incocciati porta palla in attesa che qualche compagno si smarchi, lo trova in Battistini. Blissett ora è largo sulla sinistra, prova a partire dalla tre quarti, poi complice il terreno scivola. Blissett ha mancato una grossissima occasione dopo 23 minuti di gioco che poteva sbloccare il risultato, ma ha scaricato tutta la sua rabbia e potenza calciando molto alto sopra la traversa di Tancredi, di Bartolomeo. La Roma tende un po' a congelare il gioco, anche se attacca sulla sinistra con Oddi, viene spintonato da Gerez e Agnolin, che lì a due passi comanda un calcio di punizione a favore della Roma. Ecco il baffuto Oddi, l'anno scorso militava nel Verona di Bagnoli, punizione che parte dal piede sinistro di Bruno Conti, Icardi lì a due passi e con la testa manda in calcio d'angolo. 28 minuti di gara del secondo tempo, 1-1 fra Milan e Roma, Cereso dalla bandierina del calcio d'angolo. Parte il cross, Chierico di testa, Evani, provvidenziale la sua posizione perché il pallone stava per finire direttamente nell'angolino alla destra di Piotti, ma Evani appostato sul palo ha messo ancora in calcio d'angolo. Ci riprova ancora Cereso, colpisce di testa Baresi, fuori area, Conti prova ancora il cross, arretrato, scivola Pruzzo, quindi Verza aggira molto bene Bonetti e scatta a sua volta, cerca di rimontarlo Chierico e vi riesce, quindi Nappi, Di Bartolomei cambia gioco servendo sulla sinistra Oddi, Cereso, Pruzzo scambia ancora con il brasiliano, bravo Icardi però a interrompere la manovra giallorossa e a servire Incocciato. Poi arriva Falcao, colpo di tacco di Battistini, molto bello per Incocciati che finisce a terra dopo un contatto con Oddi. L'azione però non viene interrotta da Agnolin, la palla è sempre in possesso dei giocatori della Roma. Di Bartolomei, Bonetti, Cereso, Bruno Conti, uno dei migliori della sua squadra a nostro avviso, prova il lancio lungo ancora per Cereso, colpisce di testa Baresi, Incocciati, palla a terra per Icardi che la spedisce in avanti verso Blissett, a contatto con Nappi, mantiene il possesso di palla Blissett, poi un rimpallo favorisce questa azione di Chierico sulla destra, serve molto bene Falcao,
servito ancora Chierico in area, ancora al centro, ma il gioco è stato fermato e intanto Verza viene ammonito per protesta. Agnolin sbatte il cartellino giallo in faccia a Verza e anche per Verza si prospetta, lo sapremo fra una decina di giorni, una seconda possibile squalifica. Mentre ora Castagnier cambia, entra con il 15 Carotti e in panchina, non lo abbiamo visto, ha fatto, ecco, lo vedete di spalle, vediamo solo il suo numero, il numero 11 è quello di Incocciati. Quindi Carotti al posto di Incocciati dal trentesimo del secondo tempo. Piotti e Baresi confabulano e si scambiano la palla. Piotti facendo ai suoi compagni di portarsi in avanti, effettua lui il rinvio, controlla Di Bartolomei, Nappi, Chierico, arriva Verza, Battistini, Gerez si spinge in avanti, opera questo cross respinto da Falcao, Tassotti, lungo cross di Tassotti, Battistini e c'è Carotti e Tancredi si salva come può su questo insidioso pallone scagliato da Carotti. Era stato colto in contropiede Tancredi, avete visto, ha usato il pugno per cacciar via dalla zona pericolosa il pallone. Milan vicino al raddoppio con Carotti, insiste con Tassotti, buono il suo dribbling su Bruno Conti, su Falcao, su Cerezo, tre giocatori saltati, Baresi, Blissett, arriva ancora Baresi, si scontra con Oddi che ha allungato troppo la gamba, arriva anche Pruzzo, arrivano un po' tutti i giocatori a vedere cosa si è fatto Baresi, ma il capitano, che atleticamente è una roccia, si rialza in piedi. Ecco Carotti e Tassotti, vedete un po' come cambia anche la fisionomia di un incontro nel giro di qualche secondo. Abbiamo visto, vedete, la Roma tutta nella propria metà campo, quasi a voler profeticamente aver paura di un possibile raddoppio rossonero. Abbiamo visto prima Carotti che per poco non beffa Tancredi, Falcao, Di Bartolomei, lancio sulla destra verso Nappi, Cerezo. 33 i minuti di gara del secondo tempo, 1-1 fra Milan e Roma. Di Bartolomeo, Oddi, Chierico, Falcao spedisce al volo, molto bene per Bruno Conti, Pruzzo alle prese con Galli, cade spesso e volentieri il giallo rosso quasi a cercarsi i falli, Magnolina arbitro esperto non ha bocca, Blissett questa volta gli va male perché butta egli stesso la palla in fallo laterale. Ancora Cerezo, la Roma va in avanti, Pruzzo, Galli, bravo d'anticipo, Falcao, un'altra finta, quindi vede quella cosa dell'occhio, Nappi libero sulla destra, arriva anche Chierico, preferisce il cross, poi ci ripensa, poi scivola, lo controlla Icardi, ancora Chierico, con l'esterno destro serve Di Bartolomeo, Bruno Conti, Cerezo trascina Verza in area, l'azione prosegue, parte il cross, Tassotti di testa mette fuori, quindi Di Bartolomei, Carotti, Bonetti, la Roma manovra ancora con Cerezo, parte il cross lungo per tutti, anche per Bruno Conti, e quindi l'azione finisce a fondo campo. Termine di questa partita decisa da due lampi
1 di Verza al nono minuto, un colpo di testa direttamente dopo una rimessa laterale di Gerez, un altro colpo di testa di Blissett e quello di Bruzzo in sospetta posizione di offside, è volato Nela sulla sinistra, crossato al centro, Falcao che era ben messo ha mancato la palla, è arrivato Pruzzo in corsa, mentre ora attenzione a Verza che ruba questo pallone quasi al limite e poi però serve Falcao che era riuscito a rimontare Battistini. Dicevamo il gol di Pruzzo che ha pareggiato quello di Verza, quindi 1-1 in questo secondo tempo. Abbiamo ammirato più una Roma decisa a impensierire Piotti, il Milan ha trovato il gol di Verza, poi ha agito prevalentemente, ha cercato di agire prevalentemente di rimessa, ma Tancredi onestamente, tranne quella parata provvidenziale fortunosa su Carotti, non ha fatto granché, mentre Piotti si è reso protagonista di un gran volo su una sberla di Falcao su calcio di punizione, un destro che stava finendo a 7 che Piotti ha deviato in calcio d'angolo. Di Bartolomei la rimessa laterale al centro, salta di testa Tassotti e mette in calcio d'angolo a 9 minuti dal termine dell'incontro. Ancora Tonigno Cereso dalla bandierina. Parte il lungo cross, colpisce ancora Baresi di testa, Gerez anticipa Conti e vediamo che Agnolin decreta un calcio di punizione a 2 in area a favore della Roma, aggiudicato, vedete, mima anche l'entrata di Gerez, aggiudicato pericolosa l'entrata del belga e quindi assegna un calcio a 2 in area, una punizione indiretta a favore della Roma. Grappolo di rossoneri intorno a Agnolin che ora va a misurare la distanza della barriera, ecco vedete il punto dove dice devono sistemarsi i rossoneri, Piotti ha il suo da fare nel coordinare i movimenti, posizione molto pericolosa anche perché sapete che la Roma ha diversi tiratori sui calci piazzati, vediamo pronto Di Bartolomei, Bruno Conti, Cereso alle sue spalle, Falcao si estranea questa volta. Tutto è pronto, ecco Di Bartolomei appoggia lateralmente per Falcao. Falcao si era spostato a destra, ha tirato la respinta di Icardi, quindi recupero di Nappi. Chierico, ancora un altro cross, fa velo Cereso questa volta però commettendo fallo, ostacolando vale a dire l'entrata di Gerez. Inquadrato Pruzzo, autore del gol della Roma. Ecco Piotti. Cereso in avanti. Supera Gerez. Si porta sulla sinistra, poi bravo il belga a fermare l'azione del giallo rosso. Carotti in avanti verso Tassotti, su di lui Falcao. All'indietro in direzione di Evani. Tassotti. Servito Icardi. Blissett, Falcao arriva, interrompe l'azione del rossonero, poi ancora Blissett, bravo a inserirsi, Tassotti in avanti ancora per il centravanti rossonero che tenta il pallonetto su Nela, il quale non abbocca e tocca di sinistro verso Tancredi. Ci stiamo avvicinando al 40° di gioco della ripresa, il risultato è fissato sull'1-1 con gol di Verza al 9° minuto e di Pruzzo al 23°. Il Milan ci prova ancora con Verza e con Gerez, attenzione a questo affondo del belga, al limite Gerez e la palla che ha un'impennata quasi improvvisa, non si alza però più di quel tanto per finire in rete, Tancredi che era già a terra è riuscito con un colpo di reni ad alzare le braccia e a bloccare la palla che
se toccata in modo particolare. Attenzione intanto però a Falcao in area, emozione da una parte e dall'altra. Questa volta il brasiliano è contratto in tandem da Baresi e da Galli. Dicevamo di Gerez, il suo tiro è stato deviato, crediamo da Bonetti, e la palla si è impennata però non di non molto, e quindi Tancredi ha parato. Dall'altra parte lungo lancio di 40 metri di Cereso, Falcao ha controllato, poi Baresi e Galli insieme lo hanno fermato. Vedete, tutti e due sono doloranti, mentre Galli si è rialzato, Baresi è ancora a terra. Il gioco comunque riprenderà con un calcio d'angolo a favore della Roma. Ecco che il dottor Monti e Ribolzi controllano le condizioni di Baresi, che si tasta il naso. Tutto è pronto. Parte il cross, Piotti al centro, blocca con facilità. Servito ora Evani. Blissett consegna però la palla a Chierico. Finisce questa partita, la Roma in attacco, ancora Chierico. Bruno Conti, ferma Baresi, ferma Gerez, fuori area Di Bartolomei. Cala notevolmente il ritmo, Falcao. Serve Nappi, chiude su di lui Blissett, poi Nappi allo spazio per il cross, rimpallato da Baresi, Bonetti, Di Bartolomei. Ancora un lungo lancio di Di Bartolomei verso Bruno Conti, fermato da un colpo di testa di Baresi, poi Gerez spinge in avanti, controllo di Nela, avanzamento di Oddi. Ancora un altro cross, Pruzzo scivola, Icardi di testa anche Tassotti, e poi Battistini con il petto controllo. Ultimi 2 minuti e mezzo dell'incontro, 1-1 fra Milan e Roma. Tassotti, Icardi, Evani. Ancora per Icardi, verso Carotti, poi esce molto bene Bonetti che si spinge in avanti, trova un corridoio libero dalla parte opposta a Nappi che clamorosamente sbaglia l'appoggio. Recupero ancora di Evani, lungo il lancio verso Blissett, Nela fa buona guardia e poi spedisce all'indietro verso Tancredi. Oddi, Di Bartolomei, Cereso, Chierico, supera in velocità Evani, poi però un rimpallo lo ferma, Evani comunque tocca per ultimo e la palla va a finire ancora sul fondo, quindi in calcio d'angolo che batte lo stesso Chierico al centro, tocca Falcao appoggiandosi però su Battistini e commettendo quindi fallo. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gara, le due squadre a questo punto sembrano però ben paghe di questo risultato che per circa un 15 di minuti il Milan ha avuto in mano, il successo pieno, poi il gol di Pruzzo ha un po' sconvolto i cosiddetti programmi, un successo che avrebbe consentito al Milan di raggiungere i campioni d'Italia a 21 punti in classifica, mentre con questo risultato il Milan sale a quota 20, la Roma si mantiene ancora in corsa per la zona scudetto con 22 punti, anche se davanti a Roma, Verona e Udinese che hanno appunto 22 punti, c'è la Juventus con 26, il Torino con 24, la Fiorentina con 23 punti.
tempo scaduto al nostro cronometro. Cereso attende il via da Agnolin. Parte il calcio d'angolo, colpo di testa di Gerez e Agnolin fischia alla fine, quindi Almeazza, parità fra Milan e Roma, 1-1. Grazie dell'ascolto e a voi tutti.